Tempo di bilanci per l'amministrazione che si appresta a lasciare Palazzo San Giorgio e così come detta la legge numero 10 del 2013 esiste l'obbligo per ciascun comune di rendere noto 2 mesi prima della scadenza del mandato il bilancio arboreo indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati sulle aree comunali e gli abbattimenti che si sono resi necessari per ragioni fitopatologiche o legate alla sicurezza urbana. Sono state messe a dimora complessivamente 3.149 nuove piante, sono stati abbattuti 119 alberi. I numeri sono veramente importanti e confortevoli, sono stati messi a dimora oltre 3.000 nel dettaglio 3.149 nuovi impianti tra alberi ed arbusti, molti sono alberi già formati, quindi di media grandezza, e abbiamo avuto poco più di 100 abbattimenti che si sono resi necessari sempre per ragioni di sicurezza o perché le piante erano deperienti o prossime alla morte. Però abbiamo avuto un'importante attività di ripopolamento del patrimonio arboreo cittadino, un'attività che purtroppo negli ultimi 50 anni si era completamente fermata. Campobasso ha solo visto sottrarre il proprio patrimonio, mai mettere a dimora nuovi alberi se non in rarissimi casi. Abbiamo invertito radicalmente questo trend e con questi nuovi alberi chiaramente nei prossimi anni, nei prossimi decenni Campobasso avrà una maggiore ricchezza dal punto di vista botanico. E quando parliamo di verde parliamo di qualità della vita, perché gli effetti positivi del verde hanno molteplici riflessi anche sul clima, sulla temperatura, sulla mitigazione degli effetti dell'inquinamento, ma il verde può essere considerato una vera e propria infrastruttura di salute pubblica che va sempre manutenuta e incrementata.